Buonasera, buonasera e benvenuti a questa puntata di Voci Radicali che questa sera vedrete, diciamo, registrata, perché abbiamo registrato questa puntata qualche giorno fa. Siamo in compagnia di Roberto Baietti. Roberto Baietti, militante radicale, l'abbiamo incontrato all'ultimo congresso di Radicali Italiani. E con lui parleremo appunto di un po' di cose, gli faremo qualche domanda. Intanto Roberto, grazie di questa tua partecipazione su Libri.tv, è la prima volta e siamo contenti appunto che tu sia ospite di questa puntata di Voci Radicali. Allora Grazie. Roberto, tu se non sbaglio sei appunto militante di Bologna. Perfetto. Sì, esatto. Esattamente. Io diciamo introdurrei questa puntata parlando un pochino, insomma, te come radicale dell'esperienza diciamo dell'ambiente radicale a Bologna, che è caratterizzato credo dall'associazione Giorgiana Masi, poi non so se ce ne sono altre Sì. e qui tu appunto sei attivo. Ecco, raccontaci un pochino la realtà radicale a Bologna, insomma, un po' come si articola e come è attiva. Ci sono due associazioni, appunto, una è la Giorgiana Masi, l'altra è Radicali Bologna. Cerchiamo di essere attivi il più possibile, nei limiti ovviamente anche dei nostri lavori e del nostro lavoro, famiglie che abbiamo, però insomma cerchiamo sempre di dare quel che possiamo e anche un pochino di più quando serve. Niente, a Bologna appunto ci sono due associazioni. Andiamo avanti con le iniziative a seconda del momento, a seconda di cosa ci può essere, ovviamente attualmente è fattibile, eccetera. Adesso con la Giorgiana Masi, oltre comunque a portare avanti iniziative sull'amnistia e comunque aiutare, andare anche ovviamente a partecipare alle iniziative dell'altra associazione, come anche noi invitiamo sempre ovviamente anche l'altra. Ai membri dell'altra associazione quando ne facciamo le nostre, insomma. E poi adesso stiamo valutando un pochino qualche iniziativa da fare. C'è una conferenza che è saltata purtroppo qualche mese fa e che vorrei appunto riprendere con Mariano Giustino sulla Turchia in Europa. Si sta operando molto Zeno Gobetti, il nostro segretario, per diciamo per un'iniziativa mi sfugge un attimo il termine. Comunque praticamente quella proposta di legge e quelle proposte economiche fatte da Beltrandi col Pisanello stesso, se non ricordo male E sul sulla forse parli di quella sul pagamento alle imprese. Esatto, scusami, non mi veniva a servire in un momento. Esatto, perfetto. E adesso appunto abbiamo in procinto alcune cose, ancora non posso dire esattamente perché sono allo studio e stiamo vedendo come muoverci su certe cose, insomma. Roberto, io so che tu sei anche abbastanza attivo su internet con una tua iniziativa di qualche tempo fa che sta, diciamo, sempre più prendendo corpo e che penso che sia una cosa molto importante da promuovere il più possibile e che, diciamo, comunemente si potrebbe, anzi, se in modo abbastanza semplice, riassumere con il termine archivio radicale. Ecco, volevo che tu in qualche modo ce la illustrassi e potessi in qualche modo anche spiegarci di che si tratta e che utilità può avere per il mondo radicale, come potervi accedere, come potervi contribuire. Sì, dunque, allora, l'archivio radicale nasce da un'idea che in realtà cercai di portare avanti tanti anni fa, o perlomeno cioè, di cercare di farla portare avanti proprio lo stesso partito, cosa che non mi riuscì benissimo. Cioè. E niente, allora ho detto, diamoci da fare noi, visto che non abbiamo un archivio fotografico pubblico, non abbiamo veramente, cioè, che possa, diciamo, corrispondere a un'effettiva sintesi di quelli, ma sintesi e anche esplicazione di tutti i temi che abbiamo affrontato, delle varie battaglie in tutte le parti d'Italia che abbiamo fatto, visto che non l'abbiamo, cominciamo noi a farla, insomma.
E quindi ho creato questo sito che è appunto radicalarchive.org, per gli ascoltatori è raggiungibile anche da archivioradicale.org, che è più immediato per gli ascoltatori italiani, e appunto vuole essere uno spazio in cui sia il Partito Radicale stesso, sia la Galassia Radicale, diciamo, insomma, comunque tutte le associazioni radicali, possano immettere, possano trovare uno spazio con principalmente per adesso su foto, cioè quindi tutte le foto che ci sono sto cercando di raccogliere, di mettere tutto il materiale, poi anche documenti, eccetera. Per adesso appunto c'è questo archivio fotografico, un grazie particolare anche all'associazione Welby che ci ha dato parecchio materiale che abbiamo immesso, che ho immesso. E niente, così appunto stiamo cercando di portare avanti questo spazio qua. Adesso non ho ancora cominciato a pubblicizzarlo, vero e proprio perché vorrei prima di cominciare perlomeno a mandargli inviti, anche, nonostante che qualche persona si sia già comunque iscritta. Sto cercando appunto, prima di mandare effettivamente tutti gli inviti, eccetera, di aggiungere un paio di cose che sono secondo me buone. Ci vuole ancora un po' di tempo per lavorarci, speravo a questo punto di esserci quasi arrivato, ma manca ancora qualche tempo, spero un mesetto o due di riuscire a mettere il più possibile. E queste due cose sono che un utente si possa collegare anche via Facebook, ad esempio, come già fanno, già può collegarsi via Facebook, gli verrà impostato direttamente in automatico un account sul sito. E vorrei appunto che potesse scegliere quali foto condividere con l'archivio direttamente con un'applicazione che prenda le sue foto da Facebook, ad esempio. Un'altra cosa per quei siti delle associazioni radicali che mi daranno il permesso è di costruire una piattaforma che periodicamente vada sul sito, verifichi le novità, scarichi le novità, scarichi le foto e le metti in una sezione, diciamo, catalogata in parte, quindi ad esempio tutte le foto di un sito me le mette nel sito del sito e poi io provvederò alla catalogazione esatta, diciamo, che quindi però possa fare in automatico, cioè nel senso non sia l'utente a dover immettere la foto sul sito, ma basta che dica vabbè, io vorrei che questo sito radicale ci fosse, e allora il sito stesso automaticamente prende le foto, le mette nel sito, intanto sono visibili sotto quell'associazione, ad esempio, cioè, se è un sito di un'associazione, e successivamente poi vengono catalogate con le altre da me, anche da chi mi vorrà aiutare, se si fa qualcuno, ovviamente. Quindi diciamo una specie di aggiornamento automatico per tutte le future foto che verranno messe sul web, in pratica. Esatto, perché darebbe sicuramente molta più velocità nel caricare nuove foto, nel non perdere alcune foto, che è una cosa fondamentale, che più completo è, secondo me, più grande. Certo, beh, la storia insomma radicale. Raccontata per foto è insomma abbastanza suggestiva perché insomma si parte da parecchio tempo fa con le varie battaglie su insomma, per il referendum per l'aborto, insomma le battaglie sul divorzio, insomma sono varie piccole diciamo schegge di memoria che sono ben rappresentate da fotografie e speriamo appunto che tu possa quanto prima rendere operativo appieno al 100% questo tuo sito. In qualche modo proviamo anche con questa trasmissione che poi ovviamente sarà registrata, è registrata e sarà disponibile su YouTube e potrà utilizzarla anche per promuovere questo spazio di poter contribuire, che penso che sia insomma una cosa abbastanza importante. Ma queste foto, volevo chiederti, sono anche foto da te realizzate? Tra tutte Sì. queste Beh, appunto. insomma, considerando che è dal 95, diciamo, che ho cominciato a militare nel Partito Radicale, nella Galassia Radicale, diciamo, alcune foto ci sono da solo mie. Sì, certo. E quindi parlando Una di cosa, me. Vai, 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 vai Roberto. ovviamente. Non ci saranno, questo lo dico chiaramente,
organizzazioni preferite rispetto a altre nell'archivio? L'archivio sarà assolutamente lineare, ogni associazione avrà lo stesso spazio di ogni altra associazione, ci saranno, diciamo, preferenze, cose del genere. Ci tenevo un attimo a sottolinearlo, visto che queste battaglie interne che ogni tanto ci sono anche a livello nazionale, insomma, dovremmo un attimino prendere. Sì, magari accenniamo anche a questo. Prima appunto di passare all'attualità, una cosa che mi incuriosiva parlando con una delle appartenente appunto al gruppo di Libri TV, una nostra colonna che è Silvana Boloncini, mi accennava che tu insieme a lei avete fatto praticamente, avete partecipato, avete dato vita a un episodio di disobbedienza civile un po' di anni fa. Ecco, ce ne vuoi parlare e raccontarci di che si trattava? Sì, è stata appunto una mobilitazione che è seguita a quelle che hanno fatto a Roma e devo dire che non so se ne siano state altre, comunque è stata una mobilitazione nata dai radicali bolognesi e portata avanti appunto a Bologna anche con l'aiuto, alcune cose in termini di assistenza legale, eccetera, da Roma ovviamente. Era stata proprio una manifestazione organizzata, portata avanti da noi e niente, siamo ritrovati in Piazza Verde, in Piazza Verde a Bologna, che era quella piazza, diciamo, che era praticamente il simbolo dello spaccio, del tra virgolette degrado di cui tutti parlano e ostentano più che altro. Comunque, appunto, era un simbolo in cui, specie in quegli anni, meno di adesso, che nonostante adesso continui a dire che c'è un certo degrado, è molto meno rispetto, diciamo, comunque c'è molto meno spazio lì rispetto a, non vuol dire che non ce ne sia, però insomma rispetto a 15 anni fa, adesso si è un po' più distribuito anche. E comunque, appunto, essendo quella piazza il simbolo, noi abbiamo fatto questa manifestazione per dire basta con una droga illegale. Basta con una droga non controllata, basta col fatto che una persona solo per fumarsi uno spinello o per passare uno spinello a un amico rischia di essere messa in galera, e affrontiamo la cosa in maniera diversa. La droga è una problematica, è un problema prima di tutto, può essere un problema personale e da lì bisogna partire. Detto questo, appunto, anche a seguito di un avvenimento che era avvenuto, se non ricordo male, a Rimini, in cui erano stati proprio arrestati dei ragazzi per essersi passati uno spinello nonostante il referendum nel 93, appunto, si erano solo passati uno spinello e erano stati arrestati. Anche in seguito a questo, decidemmo anche noi di intervenire. Andai io stesso a parlare col prefetto di Bologna. Avvisammo che appunto il giorno dopo ci sarebbe stata questa manifestazione e che ovviamente era loro dovere venire e arrestarci e procedere, insomma. E niente, ci sono andati appunto da Vigus, polizia, carabinieri, da tante persone anche che incuriosite da ciò. Abbiamo preso qualche grammo di fumo. Di hashish e bustine l'abbiamo appunto ceduta gratuitamente, l'abbiamo lanciata. Era una quantità molto simbolica, non era una grossa quantità, era una quantità simbolica giusto per dare significato politico alla cosa. E niente, dopodiché, appunto, ci hanno arrestato, ci hanno preso, portato dentro. Stato in galera, preso le impronte, eccetera, e abbiamo avuto appunto un processo che ci ha condannati a 4 mesi col beneficio della condizionale. Adesso non si chiama più condizionale, però va bene. Dopodiché, appunto, abbiamo avuto anche la condanna in appello. La mia fedina penale adesso, guardate, è pulita. Penso che siccome la condanna in appello non è arrivata dopo i termini massimi previsti, non la condanna, ma la motivazione della condanna, in Cassazione si è andata direttamente, si è proceduto con praticamente nulla di fatto. Dipendendo da questo, ovviamente la cosa che si sperava era anche vincere il processo e che i giudici ritenessero
e non si può condannare per un'accessione gratuita, visto il referendum del 93, eccetera. Ovviamente era molto difficile, però insomma, intanto abbiamo principalmente sensibilizzato un po' l'opinione pubblica e portato avanti quella che deve essere una regolamentazione, e che doveva togliere questo mercato alla mafia, perché è assolutamente insulso e inutile che questo mercato appunto sia in mano alla mafia. E tra l'altro ai tempi non mi ero fumato mai neanche un tiro a una canna, quindi non era una cosa che mi riguardasse personalmente, diciamo, come mi riguarda personalmente come il mondo in cui vivo, e riguarda tutti. Perché basta che un ragazzino per una cavolata del genere finisca in galera, cioè il genitore, anche il più proibizionista, voglio vedere se dopo non comincia a chiedersi ma è veramente giusto così. Credo io. Roberto, quante persone ha coinvolto questa disobbedienza civile? Allora, c'eravamo io, Silvano Bononcini, Dario Zanotti, che siamo i tre che abbiamo, diciamo, effettuato in qualche modo, in maniera diversa, questa sessione, diciamo. E in più c'erano diversi nostri compagni, adesso non mi ricordo esattamente quanti, siamo stati forse lì un 20, 25, forse, non mi ricordo Ho capito. esattamente. Tanta gente, tante forze dell'ordine. Quindi dal passato passiamo un pochino, diciamo, a tempi un po' più recenti. Ci siamo visti ultimamente di persona al congresso di Radicali Italiani. Insomma, non è molto tempo fa, è, diciamo, poco più di un mese, e non abbiamo avuto occasione, appunto, di commentare, appunto, personalmente un pochino come si è svolto. Tu come pensi sia andato? Onestamente, Eh beh. francamente male. Sono alcune cose che non mi sono molto piaciute, diciamo. In primis, un dibattito di 4 giorni in cui si è visto dall'ultima votazione che c'è stata. C'è stata questa votazione in cui si è scelto che per statuto, cioè non come mozione generale, ma per statuto, i radicali italiani non si potessero presentare alle elezioni con il loro simbolo e neanche il loro simbolo, cosa che di per sé non è che auspicarsi che si presentassero alle elezioni. Tuttavia, io credo che, cioè, il radicale italiano o diventa un fulcro di un movimento che fa la politica anche elettorale in Italia, o altrimenti non serve a nulla, perché cioè, si può agire benissimo come militanti del partito radicale, militanti italiani del partito radicale, cioè, così e basta. Non mi è piaciuto soprattutto perché era un argomento che in 4 giorni di tempo che abbiamo avuto poteva essere portato avanti dall'inizio, parlato dall'inizio su questa ipotesi, e non deciso negli ultimi 20 minuti del congresso, senza neanche un'analisi, senza neanche una contrapposizione, io faccio un'altra persona, un'altra persona. Cioè, in 4 giorni di tempo che abbiamo avuto, sì, sicuramente si parla anche di tante altre cose, si parla della politica, però penso che come cosa interna andava decisa un pochino meglio, andava decisa assieme, perché se no rischia di essere sempre una caduta dall'alto delle cose in cui o ci stai o non ci stai, e te le fai così. E non è democratico, è per me qualcosa di non democratico. Non lo so. Quindi pensi, insomma, che sia mancato un po' il dibattito su questo, per quanto poi, insomma, era una tematica che era un po' sotterranea, ma neanche tanto, che si sapeva che, insomma, alla fine si sarebbe dovuta prendere in esame con una decisione finale, perché, insomma, di questo inserimento statutario un po' se n'era parlato precedentemente, però, insomma, ritieni che non ci sia stato, ma poi anche per responsabilità dei militanti, che poi, insomma, ognuno va lì, come tu sai, e dice quello che pensa e che crede. Quello sicuramente, però sicuramente non tutti i militanti conoscevano questa proposta, che comunque essendo una proposta che parte dalla segreteria, che parte, credo che forse andava un attimino comunque detta a tutti meglio, ad esempio.
poi appunto metterla nello statuto così non ha senso, anche perché se un domani, se adesso, in questi mesi, ci può stare, affido tutto a Emma Bonino, a Marco Pannella, che per carità, sono i primi io a dire che sicuramente sono loro i primi a poter guardare alla situazione, però se parte con uno statuto che dico devo affidare tanto uno statuto a un segretario, l'avevo detto anche nel congresso, prima di tutto nelle decisioni ci deve essere un segretario che va a parlare, deve essere anche portavoce della cosa. E poi secondo me c'è un qualcosa di base che appunto si riconoscesse un attimino ai radicali italiani quello che era Michele Pannella rispetto alla lista Pannella, cioè il movimento che cerca di portare avanti certe cose in un certo modo qua in Italia, elettoralmente, eccetera. Non uno dei, perché ci vuole anche una certa legittimità popolare a presentarsi verso qualcuno. Ho capito. E subito dopo, anzi, diciamo, parliamo in ordine cronologico. Poco prima del congresso, Radicali Italiani in qualche modo è stato investito più o meno nella persona del suo presidente, o meglio, il suo presidente è stato investito da qualche critica per la sua, diciamo, dichiarazione a titolo personale. Lui ha sottolineato più volte di appoggiare Matteo Renzi in quelle che sarebbero poi state le primarie, che sappiamo come sono andate poi. E c'è stata, insomma, una certa critica da parte di Marco Pannella, soprattutto per quanto riguarda un po' i metodi. Poi vabbè, è andata come è andata. Tu che pensi di questa cosa? Credo, sì, ho visto che alcune dichiarazioni di Marco Pannella su questo ho guardato relativamente poco, perché penso che comunque, nel senso, uno possa giudicare Viale bene o male, io lo giudico francamente bene, a differenza di Marco, però sono in disaccordo con lui. Tutte le persone hanno i suoi, ovviamente i loro pro e i loro contro. L'ottica di un'altra persona, credo che sia stato sempre un buon presidente. Credo che sia una sua opinione, che è appunto tipo una personale, quindi si può essere d'accordo, si può essere non d'accordo, però bene o male, decisione personale su. Peraltro, Liberi TV l'ha intervistato, mi sembra, la settimana scorsa, diciamo ormai a chiusura di queste primarie, proprio su quali sono stati, appunto, quali fossero stati gli esiti di questa cosa. Volevo chiederti ancora di queste primarie del centro-sinistra, che, insomma, volenti o nolenti, sono state un momento di chiamata alla partecipazione democratica da parte, appunto, di un gruppo di riferimento politico, rispetto, appunto, a un certo numero di persone di quella parte, e che comunque sia stata una chiamata che ha dato un po' più, secondo me, ha fatto riacquistare un po' di credibilità a una politica, insomma, che in questi ultimi tempi come credibilità ne aveva poca. E quindi, insomma, anche la partecipazione è stata importante. Ovviamente tu, vivendo a Bologna, insomma, quindi in Emilia-Romagna, Regione Rossa, in qualche modo hai vissuto questo scontro proprio per una questione ambientale in modo abbastanza interno, insomma. Ecco, come si è vissuta lì, e che si è respirato, ecco, insomma, relativamente a questo scontro, a questa chiamata, insomma, alla partecipazione popolare di queste primarie. Dunque, allora, per queste primarie devo dire di aver visto molti giovani, comunque anche qua, un po' insofferenti verso un certo modo di portare avanti, un certo modo molto burocratico. Alcuni definirebbero post-comunista o non ex-comunista, ma post-comunista. Diciamo, comunque alcune situazioni su come viene portato avanti il partito sicuramente sono piramidali, diciamo. D'altro canto c'è nel Partito stesso Democratico una certa voglia,
certi cambiamenti di partecipazione popolare che spesso è stata sempre detta, poche volte è stata espressa veramente dal partito. Sicuramente anche Bersani ha saputo cogliere l'occasione per aprire, diciamo, con questo metodo, cioè, come dire, diciamo, ha saputo cogliere l'occasione di riprendersi un po' di popolo dalla sua parte. Bisogna vedere se effettivamente continuerà verso un modo democratico di andare avanti oppure che non si sia fatto adesso perché serve. Non è stata fatta al massimo della democraticità neanche questa, in realtà, anzi, ci sono molti aspetti. Basta vedere che i radicali, che comunque sono sempre stati, diciamo, non hanno mai ostracizzato veramente il PD, anzi, hanno sempre portato avanti le loro idee, ma in un certo modo, non dico fedelmente perché è brutto, ma di rispetto verso il PD e le sue decisioni, rispetto che non c'è stata dall'altra parte, perché anche quando guardiamo le vicende che ci sono state su quelle votazioni famose contro per le dimissioni di Berlusconi, eccetera, diciamo, non sono state colpa dei radicali, sono state colpa del PD. Ma il punto è questo: anche perché ha scelto Vindola adesso? Perché secondo me Bersani, credo che abbia scelto l'appoggio di Vindola perché sapeva che avrebbero portato voti a lui contro un possibile Renzi. Cosa che ci può anche stare, cioè, nel senso, la sinistra sia unita anche nelle sue diverse concezioni. In una concezione che dovrebbe portare magari a un sistema bipartitico o comunque maggioritario all'inglese, non all'americano come vorremmo, però è logico che ci debbano essere diversi filoni di pensiero nello stesso partito. Il punto sta sempre nella scelta opportunistica di escludere, ad esempio, noi radicali che magari avevamo portato più su Renzi, forse. E rispetto appunto alla scelta di prendere altri alleati per comodità, insomma. Poi spero per il Partito Democratico, per lui, che se andrà al governo poi non si comporterà come Bertinotti, volta scorsa, poi dopo vediamo. Staremo a vedere, è tutto un grande divenire in questi giorni. Abbiamo avuto il ritorno, almeno dichiarato, dell'intenzione appunto di rientrare di Berlusconi, e speriamo che appunto non si incentri tutta quanta l'iniziativa politica del PD o insomma delle ipotetiche opposizioni su un anti-berlusconismo che insomma abbiamo già visto, abbiamo in qualche modo già dato, l'Italia ha già dato, è stato abbastanza riduttivo. Staremo a vedere quello che succede e soprattutto vedremo i radicali, quello che faranno e soprattutto come lo faranno, perché insomma la dichiarazione di voler essere presenti appunto a tutti i livelli come radicali in quanto tali, vedremo un pochino come si potrà realizzare. E comunque sia importante la divulgazione anche per i radicali del messaggio radicale. Tornando in chiusura appunto a come eravamo partiti, è importante anche la tua iniziativa di questo archivio radicale che sul web insomma può portare in qualche modo conoscenza e veicolare la storia di un movimento che insomma è molto antico ed ha avuto insomma dei risultati che possiamo definire anche gloriosi e che hanno modificato l'Italia in molti aspetti. Roberto, Posso noi ti ringraziamo. Se hai qualcosa da dire, vai. che ha avuto sicuramente tanti aspetti e che ha necessità, se vuole aver senso di continuare ad esistere, di essere, di diventare come allora, più di allora, e di sapere reinventare il modo di essere, perché adesso c'è, o cambiamo certe cose, come diceva Traoré,
cominciamo a dare speranze, ad essere speranza, perché non possiamo continuare ai battibecchi che ci sono adesso, fini a se stessi, dobbiamo andare veramente oltre, verso il futuro. È stato sicuramente, cioè, un'iniziativa anche ad esempio della Chiesa Radicale, che vuole essere un tentativo anche al passato, ma vuole essere anche un aiuto verso il futuro in qualche modo. Certo. È molto importante. Certo. È molto importante che ci si impegni per essere, non considerarsi una sorta di nicchia. Dobbiamo riuscire ad essere qualcosa per dare speranza alle persone. Ok, con questo appello alla speranza di un futuro radicale, probabilmente insomma più unito, mi permetto di riassumere con una sola parola, e più efficace. Ringraziamo Roberto Baglietti per questa partecipazione a questa trasmissione su Libri.tv. Gli diamo appuntamento anche per su Libri.tv, anche per le altre trasmissioni e varie interviste che abbiamo fatto. Grazie ancora e a presto. Ciao. Ciao, grazie.